Siamo alla direzione generale dell'ASL RM4 qui in via Terme di Traiano, necessari naturalmente gli aggiornamenti sulla situazione al Covid-19. Allora, tante le novità che sussistono e ci serve fare chiarezza soprattutto tra i nostri telespettatori, più in generale nella nostra collettività. Allora, ne parliamo subito con il direttore generale Quintavalle, qual è ad oggi la situazione, come siamo con i vaccini e quali naturalmente le percentuali dei malati, se ci sono decessi e ricoveri. Buonasera a tutti i telespettatori. È giusto e opportuno, come è stato già detto, che è importante aggiornarsi. Quindi cercheremo in pochi minuti, più o meno una trentina di minuti, di darvi gli ultimi aggiornamenti in tema di vaccini per in primis e poi parliamo dei dati. Diciamo che, come ben sapete, tutta la campagna over 80 slitta di una settimana e questo slittamento è causato da problematiche molto sovranazionali perché dipendono da una mancata fornitura del vaccino Pfizer. Quindi e tutte le regioni di conseguenza stanno reagendo, riorganizzando e rimodulando i propri programmi. Quindi cosa deve fare, a chi è indirizzata questa campagna? A tutti coloro che hanno 80 anni, quindi da 80 anni a salire tutti potranno essere vaccinati. Come si può prenotare? Ci si prenota online sul sito salutelazio.it e dall'8 febbraio noi inizieremo con le somministrazioni, quindi prenotazione online dal 1 febbraio, non dal 25 come avevamo già detto. Ci si può prenotare quindi dal 1 all'8 e l'8 si inizierà. E la campagna dura fino al 30 aprile, era stata quantificata la durata di 6 settimane rispetto al numero degli over 80 che sono nel Lazio, che è pari a 470.000 persone. Suddividendole per ASL, per aziende ospedaliere, per territorio, naturalmente ogni ASL ha un numero di over 80. E nella nostra ASL intorno ai 40.000, nella nostra ASL, quindi nei nostri 28 comuni, abbiamo 40.000 persone interessate da queste vaccinazioni e a regime avremo 400 persone ogni giorno che saranno sottoposte a questa somministrazione. Questo è il carico, diciamo, che a cui noi in tutte le linee, le nostre sedi vaccinali, e vaccineremo i nostri ospiti, i nostri pazienti. Allora, che cosa? Questo naturalmente in attesa che poi ci siano anche altri vaccini e in attesa che entrino in gioco anche i medici di medicina generale che stanno preparandosi. Abbiamo già delle adesioni, c'è una manifestazione di interesse che è stata prorogata e noi speriamo che questa loro partecipazione diretta possa poi naturalmente facilitare quelle che sono le procedure di somministrazione nei nostri centri, che potranno essere i centri vaccinali, potranno essere i drive-in, potranno essere appunto i medici di medicina generale. E voglio ricordare che la campagna vaccinale sarà una campagna modulare, quindi in base ai vaccini noi aumenteremo i nostri punti vaccinali e la nostra forza di agire, perché è chiaro, e se noi abbiamo una ingenti scorte di vaccino, noi inizieremo a vaccinare prima adesso i secondi richiami e quindi chiudiamo il primo pacchetto di tutti i nostri cittadini, operatori sanitari, RSA, sociosanitari e tutte le categorie interessate. Successivamente entreremo in gioco con altre categorie, man mano che avremo grandi disponibilità vaccineremo tutti. È chiaro che nel momento in cui si decide di vaccinare tutti, allora apriremo dei drive-in opportunamente
adeguatamente strutturati in maniera da poter fare tanti, tanti vaccini. E voglio ricordarlo, ho detto drive-in non perché deve essere necessariamente con la macchina, ma il concetto di grande numero prefigura dei grandi spazi dove ci saranno il punto di accettazione e naturalmente di inserimento dati, il punto di somministrazione del consenso informato con la firma e con la spiegazione, il punto di vaccinazione e poi un posto medico e laterale dove i nostri ospiti soggiorneranno in piena sicurezza. Quindi questo è lo schema e questo è il sistema e diciamo che noi siamo pronti e siamo pronti e come vi diranno anche gli esperti, la dottoressa Simona Ursino, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e il dottor Giuseppe Guaglianone, direttore della UOC di farmacia ospedaliera, sono le due persone che in questo momento, e non solo in questo momento, sono in prima linea insieme agli altri per ridefinire il piano, perché noi abbiamo un piano, un programma, che parte dalle sedi dei punti vaccinali, che voglio ricordare. In questa fase saranno attivati i seguenti punti vaccinali: l'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove inizieremo con tre linee, tre postazioni, poi vedremo in corso d'opera come strutturarlo, Piazza Largo Donatori del Sangue, la struttura vaccinale di Civitavecchia. La struttura vaccinale di Civitavecchia, e qui è importante per la città che si riabituerà anche nel futuro a una nuova sede vaccinale, ma anche per i bambini intendo, non sarà nel futuro, e questo ve lo comunicheremo anche con l'inaugurazione prossima, presso la ASL, la sede della ASL, ma trasferiremo tutto in una sede vaccinale adeguata, bella, confortevole e comoda, che si trova in Piazza Verdi numero 1. Quindi avremo queste due postazioni a Civitavecchia, una struttura Croce Rossa di Santa Severa, che è in via Zara, e poi negli altri distretti naturalmente ci saranno le altre sedi vaccinali. Al momento noi, se andiamo a guardare numericamente nel complesso, avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sedi vaccinali nei 28 comuni, quindi abbiamo inteso distribuire le sedi vaccinali per distretto, quindi distretto 1, distretto 2, distretto 3 e distretto 4. Allora, siamo tranquilli nella misura in cui tutto non dipende da noi, ma quello che dipende da noi è messo in campo. E mi diceva prima la dottoressa Busato com'era la situazione ad oggi. La situazione ad oggi dei dati, la prendo che ho davanti, è relativamente buona, promette bene, perché i nuovi positivi sono diciamo numericamente adeguati a quello che è questa campagna di prevenzione, a quello che è la zona arancione, a quello che è e che stanno dimostrando i dati, che laddove si rispettano le disposizioni e si è più stringenti per quanto riguarda l'applicazione delle stesse disposizioni, si risponde bene. Quindi nel dare la parola alla dottoressa Ursino e al dottor Guaglianone, che ringrazio tantissimo, perché voglio ricordarlo, è un anno che ormai noi combattiamo questa in mille modi, in tante strade, in tante vie. Iniziamo il 31 gennaio in una nave al porto di Civitavecchia alle 14.40 con il dottor Carbone e i colleghi del Dipartimento delle Professioni, e ci troviamo oggi con un ospedale fortificato, con i percorsi Covid e non Covid,
con una farmacia adeguatamente preparata e con un dipartimento di prevenzione, e lasciatemelo dire, che svolge da tantissimo tempo un lavoro incredibile nel territorio, che piano piano ha eliminato quelle cosiddette, quei difetti di comunicazione che c'erano. Per carità, può esserci sempre qualche problema, ma voglio ricordare che in questo momento noi nella nostra ASL abbiamo permesso di uscire dalla sorveglianza 35.295 persone, ed è un numero enorme. Abbiamo 740 persone in isolamento domiciliare, ma in buone condizioni, seguite, e questo è importante. Abbiamo avuto nella giornata di ieri 59 guariti, quindi è un buon risultato, e questo risultato lo stiamo raggiungendo, e chiudo, anche grazie alle sinergie con i sindaci. Noi abbiamo una chat quotidiana e con tutti i nostri 28 sindaci interloquiamo, quindi per ogni circostanza, per ogni problematica, e con la speranza appunto di superare questo momento difficile, perché è un momento difficile non solo per la sanità, ma proprio per la società civile, in quanto a una zona rossa corrispondono delle perdite ingenti economicamente parlando, disoccupazione di rilievo, a una zona arancio altrettanto, e così via con questa moltitudine di colori. Speriamo di diventare zona verde per sempre e di pensare al prossimo anno che questo è stato un brutto momento. C'è un dato nazionale che noi riferiamo, si scende con il numero dei morti, l'ultimo dato risale a 299 decessi, quindi si dimezza praticamente rispetto ai giorni precedenti, quindi fa ben sperare, però bisogna continuare chiaramente con tutte le attenzioni, anche noi come TRC, come emittente televisiva, entrando nelle case, sosteniamo sempre la necessità di continuare con tutte le precauzioni dettate dai decreti attualmente ancora operanti. Allora passo a chiedere alla dottoressa Orsino, diceva già il dottor Quintavalle, 28 comuni dell'ASL RM4. Allora le sedi vaccinali naturalmente sono in numero di gran lunga inferiore, se questo ha comportato delle difficoltà nella somministrazione, nell'organizzazione del lavoro. E poi una risposta per quello che riguarda i medici di medicina generale, qui nel Lazio il numero è sui 4.400, la risposta qual è, se è adeguata e se si può sollecitare un maggior coinvolgimento, magari adottando dei rapporti diretti, sollecitando quindi una presa di posizione positiva, perché da loro poi discende anche che si vada alla somministrazione da parte dell'utenza. Allora, parto subito dai medici di medicina generale, con i quali noi abbiamo un ottimo rapporto, e in parecchie decine hanno dato già la loro disponibilità a collaborare. E abbiamo sempre avuto un rapporto molto diretto con i colleghi della medicina territoriale e si sono resi anche disponibili a venire a vaccinare direttamente nelle nostre sedi, proprio per agevolare i pazienti, perché in questa maniera possiamo, è logico che gli studi spesso non offrono tutte quelle opportunità che invece stiamo creando noi nelle nostre sedi vaccinali, quindi avendo degli spazi adeguati hanno già dato la loro disponibilità a recarsi loro presso i nostri punti vaccinali ed eseguire per i loro pazienti le vaccinazioni all'interno delle nostre sedi. E sono veramente tanti che ci hanno dato la loro disponibilità, noi ne aspettiamo sempre di più, ma ovviamente dobbiamo aspettare prima che arrivino queste dosi. Però nel momento in cui le dosi arriveranno, sicuramente arriveranno, saremo pronti per partire. E quello che abbiamo fatto sino ad ora per le vaccinazioni, lo ha già detto il direttore, abbiamo vaccinato il personale sanitario sia delle nostre ASL che di molte delle strutture accreditate presenti sul territorio. Ci sono diverse centinaia di persone che sono state sottoposte a vaccinazione, parlo di operatori sanitari e quindi persone esposte in prima linea.
E poi ovviamente abbiamo tutelato le categorie della fragilità, le categorie più fragili, quelli che sino ad ora sono stati veramente la nota dolente, sono stati colpiti in prima persona, che sono le residenze per anziani. Per questo motivo sono state individuate come categorie a rischio e da subito si sono organizzate delle squadre per poter effettuare le vaccinazioni direttamente nei luoghi che ospitano le persone anziane. E abbiamo vaccinato più di 2.000 persone tra pazienti e operatori. Nel nostro territorio, come diceva giustamente la dottoressa, abbiamo 140 strutture residenziali per anziani tra RSA, case di riposo, case famiglia, comunità alloggio, comunità per disabili, ex articolo 26. Di queste 140 strutture, 106 sono state già vaccinate, hanno tutti quanti eseguito la prima dose. Ovviamente la vaccinazione è su base volontaria, quindi chi ha dato il proprio consenso è stato sottoposto a vaccinazione, e sono stati vaccinati sia i pazienti, sia gli ospiti, che gli operatori sanitari. Per alcune strutture da pochissimi giorni è iniziata la vaccinazione con la seconda dose, quindi hanno già raggiunto una buona copertura vaccinale. Le strutture nelle quali ci siamo recati in maniera proattiva sono state 106, ne mancano ancora circa una trentina, e abbiamo lasciato per ultime quelle strutture dove si sono verificati già dei cluster in questi mesi, dando per scontato che ci fosse una copertura anticorpale che tutelasse queste persone anziane e anche gli operatori ancora per qualche mese. Quindi abbiamo dato la priorità a quelle strutture dove non vi erano stati dei cluster, proprio per evitare che ciò accadesse. Le squadre partono la mattina dalla sede centrale di Civitavecchia oppure dall'ospedale di Bracciano, dove il servizio della farmacia ospedaliera provvede a preparare tutte le dosi che ci servono. Ovviamente questo è frutto di una programmazione importante che viene fatta anche grazie all'intervento del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, per cui noi il giorno prima comunichiamo il numero delle dosi che ci servono, il servizio farmaceutico le prepara per la mattina presto, e i nostri tecnici della prevenzione insieme al personale infermieristico ritirano tutte le dosi pronte che devono essere somministrate entro 6 ore dalla preparazione e le portano in queste strutture residenziali. Nelle strutture residenziali poi ci sarà anche la presenza dei medici, e i medici che in questo momento ci stanno dando una mano, oltre ai nostri della nostra ASL, sono le USCAR. Le USCAR, con le quali anche lì prendiamo accordi in precedenza, e ogni mattina provvedono ad individuare nelle varie residenze, nei vari punti dove dobbiamo somministrare la vaccinazione, il personale medico che possa assistere le persone e tutti i soggetti che vengono sottoposti a vaccinazione qualora si verificasse qualche reazione al vaccino. Reazione al vaccino che, ci tengo a sottolinearlo, sono state rarissime. Abbiamo avuto soltanto, noi abbiamo vaccinato più di 7.000 persone ad oggi, anzi abbiamo somministrato 7.000 dosi di vaccino, mi correggo, perché alcuni hanno già avuto la seconda dose di vaccino. E per i soggetti sottoposti alla prima dose abbiamo avuto pochissime reazioni, ma tutti gestibili in loco senza nessuna necessità di ricovero. La seconda dose invece può aver dato in alcune persone alcune manifestazioni leggermente più... ci sono state alcune sintomatologie un po' più importanti rispetto alla somministrazione della prima dose, ma questo vuol dire che il vaccino sta funzionando e il nostro sistema immunitario reagisce alla seconda dose. Vorrei approfondire questa questione che lei ha appena illustrato. E che tipo di reazioni si stanno determinando? Allora, lei ha parlato di due momenti diversi, prima somministrazione, seconda somministrazione. Ecco, sono tutti curabili, sono sintomi comunque che sono affrontati e seguiti con attenzione, questo è importante, e non sono nessuno che rappresenti momenti di gravità e di un'attenzione un po' straordinaria. Esattamente, quello che succede anche
per altre vaccinazioni, come possono essere, come può essere la vaccinazione antinfluenzale, ci sono dei soggetti che dopo la seconda dose hanno manifestato mialgia, alcuni qualche linea di febbre che però non ha mai superato i 38 gradi, ma nella maggior parte dei casi si tratta veramente di alterazione 37,2, 37,3, artralgie e alcuni ingrossamenti linfonodali locali, soprattutto nel braccio dove viene inoculata la dose, ma niente più di questo. Benissimo, allora adesso passiamo a chiedere naturalmente notizie un po' particolari. Questo tipo di somministrazione, naturalmente ad oggi abbiamo soltanto la Pfizer che sta procedendo con qualche ritardo che ci sta creando problemi a livello internazionale, perché non è interessata, lo sottolineiamo, perché sembra quasi una colpa del governo italiano che non abbia seguito con attenzione questo provvedimento, di questa convenzione. Ecco, allora questi ritardi naturalmente sono stati illustrati, una settimana si slitta con le somministrazioni agli over 80. Per quello che riguarda invece le procedure per la somministrazione, questo congelamento da parte della Pfizer che sarà superato nel prossimo futuro con le altre due aziende che dovranno procedere a inviare i loro vaccini, ecco, quali sono i problemi che sono stati tipici nella nostra farmacia, insomma, ecco, e come sono stati affrontati? Allora, ci tengo a sottolineare una cosa che proprio per scongiurare ogni timore, noi grazie al coordinamento regionale tra le varie aziende sanitarie della Regione Lazio, tra i servizi farmaceutici della Regione Lazio, abbiamo messo in opera un sistema in modo da garantire a tutti la seconda dose. E questa è una cosa fondamentale per noi, perché dall'inizio abbiamo programmato il numero delle somministrazioni anche tenendo conto della somministrazione della seconda dose che doveva essere fatta al paziente per avere la necessaria, diciamo, copertura. E questa è potuto succedere grazie al coordinamento non solo interregionale che abbiamo fatto tra tutte le aziende, ma anche nella nostra azienda, tra il servizio della vaccinazione, il dipartimento di prevenzione, il dipartimento delle professioni infermieristiche, che hanno collaborato cercando di programmare il tutto nel modo più attento possibile. Tant'è vero che siamo abbastanza virtuosi come azienda per quanto riguarda il dosaggio. E questa è la prima cosa. L'allestimento, abbiamo accennato prima, viene effettuato in farmacia proprio perché? Perché bisogna stare attenti che il vaccino non è come questo della Pfizer in primis, non è stabile a temperatura ambiente, cioè dura per un massimo di 6 ore dopo la diluizione, quindi le dosi vanno attentamente programmate. Grazie al raccordo tra il servizio vaccinale e il dipartimento di prevenzione, la programmazione, noi siamo riusciti a somministrare tutte le dosi che abbiamo preparato, quindi senza gettarne nemmeno una. E questa è la cosa fondamentale. La cosa che ci preme è la qualità nella conservazione, qualità dove noi garantiamo la consegna da parte dell'azienda che viene effettuata in contenitori cool box. Per questo bisogna attentamente capire che la conservazione è fatta in modo documentato, cioè la consegna avviene in determinati contenitori dove c'è un rilevatore della temperatura che traccia tutta la temperatura e la scarichiamo sul PC. La passiamo direttamente nell'ultracongelatore a meno 80, dove noi abbiamo installato noi come ASL Roma 4 un ulteriore rilevatore della temperatura collegato al sistema informatico per monitorare attentamente la temperatura. Dopodiché noi preferiamo effettuare uno scongelamento graduale, non direttamente a temperatura ambiente, ma passandolo in frigorifero nuovi con monitoraggio della temperatura per impedire uno shock termico, quindi uno scongelamento graduale, e dopo l'allestiamo in dosi singole a disposizione del paziente, che vengono inviate ai vari punti di somministrazione e alle equip itineranti che viaggiano e vanno a somministrare alle strutture sanitarie insistenti sul territorio della Roma 4.
Bene, abbiamo rappresentato un po' tutte quelle che sono le novità nel campo della somministrazione dei vaccini, ma anche la situazione nella nostra città e più in generale nella ASL RM4. E bene, in chiusura sentiamo il dottor Quintavalle, perché noi continueremo naturalmente come emittente televisiva a seguire da vicino queste problematiche per mantenervi aggiornati costantemente sull'evolversi della situazione. Allora, due ultime battute ai prossimi appuntamenti, perché sarà necessario naturalmente informare la collettività. Ma ringrazio gli organi di stampa perché ci danno la possibilità di raggiungere tutti e principalmente di poter dare dei chiarimenti in merito a una materia così complessa, perché si parla molto, si parla tanto, tutti parlano, vorrei anche aggiungere, ma in effetti poi ci sono poche nozioni da conoscere e da sapere. Noi faremo il possibile per tenere costantemente informata tutti voi, ma permane una situazione. Guardate bene la tempistica sui vaccini e ci dà sicuramente un quadro che per vaccinare, per raggiungere quella cosiddetta immunità di gregge, comunque per vaccinare un consistente numero di popolazione, ci vogliono ancora tanti mesi. Questo è il primo punto. E si sta facendo il possibile e contestualmente si continua nelle opere di screening, di tamponi, specialmente di ricerca nelle nostre RSA, dove si annida sempre il pericolo, perché come voi avete visto, se la regione ha scelto la categoria degli over 80, c'è un motivo. È vero che ci sono ottantenni stupendamente arzilli, stupendamente vogliosi di vivere, questa è una cosa bellissima, ma purtroppo noi ci portiamo, e dico noi perché con l'avanzare dell'età aumentano le problematiche, aumentano i rischi e quindi aumenta anche l'oggettivo rischio di contrarre delle infezioni, quali quella da Covid. Adesso c'è la fase dell'influenza. Voglio ricordare questo: non entrate nel panico non appena vedete che c'è un 37,2 o 37,4 di febbre o febbricola, tra virgolette. Mi è capitato proprio ieri di avere delle telefonate di questo tipo e poi naturalmente le telefonate risoltesi fortunatamente con tamponi naturalmente fatti, rapidi, molecolari, tutto negativo. Ma il messaggio è: non perdiamo la calma, continuiamo con le nostre dovute misure precauzionali e pensiamo che il virus è anche a casa, perché noi abbassiamo la guardia. Ci sono dei momenti in cui si abbassa la guardia, in macchina ci si dimentica del virus, a casa ci si dimentica del virus, in alcuni luoghi comuni ci si dimentica che si può contrarre. La mascherina è talmente importante che ha determinato una riduzione notevole dei casi di influenza, e questo io credo che anche nel futuro dovremo pensare all'utilizzo della mascherina. Cioè, questa pandemia ha stravolto e sta modificando i costumi, le abitudini e gli usi, e quindi dobbiamo diventare bravi e maestri in questo. Guardiamoci, laviamoci le mani, stiamo lontani dagli altri, ma sempre affettuosamente vicini, perché prima o poi arriveranno anche il momento degli abbracci, e quindi voglio ricordarlo, è fondamentale anche per noi, perché effettivamente e vivere questo momento con serietà, e la serietà in questo momento presuppone delle regole. Grazie e alla prossima, con grande piacere.